Allora, siamo quasi arrivati alla fine del dodicesimo giro, quindi facciamo la nostra maglia bassa, le 3 catenelle, ancora uno, dobbiamo arrivare ovviamente dove abbiamo la nostra spilletta, e due, ok, ci siamo, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, perfetto. A questo punto invece di, ecco, a questo punto il prossimo giro sarà di 5 catenelle, combinate così. Facciamo 5, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, saltiamo. Spero di riuscire a farlo vedere, vediamo un po'. Ok, saltiamo un archetto, andiamo all'altro archetto, come vedete l'ho lasciato libero uno, e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 3, 4, 5, saltiamo un archetto, mannaggia sono piccoli, ok. Saltiamo un archetto, vedete questo archetto qui, questo piccolino, questo, ok, saltiamo l'archetto, andiamo all'altro archetto e facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, ancora saltiamo l'archetto, ecco qua, ne saltiamo uno e andiamo al prossimo. Facendo una maglia bassa e 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Continuiamo sempre in questa maniera, quindi facendo ogni archetto, ne saltiamo comunque uno e andiamo avanti fino ad arrivare infine in fondo. Diciamo che questo adesso è il penultimo giro e quindi poi vedrete la parte finale. 2, 4, 5 catenelle, perfetto. Ecco, forse magari in questa maniera magari riesco a farvela vedere meglio. Ecco qua, devo mettere su un posto bianco. Come vedete ho creato degli archetti molto più grandi. Eccoci arrivati alla nostra spillettina. Quindi saltando quello di base al secondo andiamo dentro e facciamo una maglia bassa. A questo punto non dobbiamo fare catenelle, assolutamente no. Semmai, ecco qua, spero che si nota. Entriamo nella maglia bassa sottostante, ok, così. Facciamo una maglia bassissima, così, ok. Dopodiché facciamo nell'arco che si è creato, quello di 5 catenelle, facciamo questa composizione così: una maglia bassa, mezza maglia alta, due maglie alte, 1 e 2, una maglia altissima che sarebbero due volte il filo sull'uncinetto e si fanno tre entrate, quindi questa è una, ok, questa è due e questa è la terza, così. Poi ripetiamo di nuovo, due maglie alte in questa maniera, una mezza maglia alta. E scusate, è una maglia bassa. Questo è il primo, così, ok? Viene un ventaglietto in pratica. Alla maglia successiva noi continuiamo. Aspettate, sì, giusto. Noi continuiamo, quindi facciamo, non andiamo nella maglia bassa, questa qui, quella che è sottostante, non andiamo, la saltiamo, entriamo direttamente nell'altro archetto e facciamo una maglia bassa, mezza maglia alta,
una maglia alta, seconda maglia alta, una maglia altissima, due, così lo gettate e facciamo 1, 2 e 3. Abbiamo fatto la terza maglia, due maglie alte, mezza maglia alta, ok, e una maglia bassa. Ripetiamo ancora, entriamo nell'altro archetto, una maglia bassa, mezza maglia alta, due maglie alte, 1 e 2, una maglia altissima, due maglie alte, mezza maglia alta, quindi filo sull'uncinetto e tiriamo tutte e tre fuori, una maglia bassa. Ecco qui, questo è quello che dovrebbe venire, ok? Quindi sono tanti archetti con su del ventaglietto, ovviamente. Spero che si possa notare. Ok, continuiamo così fino ad arrivare, come sempre, all'ultima maglia, dove noi andremo a chiudere qui. Chiudiamo proprio qui, esattamente qui. A dopo. Eccoci qui, l'ultimo giro. E siamo all'ultimo archetto da fare. Un attimo che questo mi è scappato. Ultimo archetto, ok? Quindi abbiamo detto una maglia bassa, una mezza maglia alta, due maglie alte, una maglia altissima, ok? E due maglie alte. Ok, quando volete. Ah, scusate il rumore, ma il bicchiere. Due maglie alte, dicevamo. Una mezza maglia alta. Una maglia bassa. E infine entriamo nella prima maglia bassa del nostro lavoro, quella sottostante. E facciamo una maglia bassissima per chiudere. Magari una catenella giusto per chiudere il tutto. Tiriamo un po' il filo, tagliamo, tiriamo via anche questo che tanto non serve più, ed ecco qua la nostra piccola bomboniera. Così adesso mettiamo da parte, prendiamo i due cuoricini di panno lancio bordo e rosso, li uniamo. Poi un attimo che abbassiamo un po' perché altrimenti non si nota, ok, nel cuoricino davanti, cioè quindi questo piccolino bianco, disegniamo la parte bassa, attenzione, la parte bassa, spero che lo vedete, una boccuccia sorridente, così, una bella boccuccia. Si potrebbe anche lasciare così, però non mi piace più di tanto. Poi prendiamo i due cuoricini, li mettiamo vicini, non c'è bisogno né di incollare né di niente, perché vedrete che adesso cucendo si uniscono tranquillamente, quindi tiriamo un po' il filo, fa niente se rimane un po' fuori, giusto per, ecco così, tanto dobbiamo fare come una cucitura. Adesso mi viene un po' scomodino. Ops. Ecco qua. Perfetto. Fa niente come viene dietro, non mi importa. Tanto
viene tutto incollato insieme e più nulla. E poi tra l'altro i bambini non gliene può fregare di meno. Adesso facciamo gli occhietti. Spero che filo è tutto unito. Ovviamente ho preso un colore scelto, non quello che decide di mettere, mette. Ecco qua, tagliamo il filo in eccesso, facciamo l'altro occhietto ovviamente. Fatto. Fermiamo anche questo per sicurezza. Tanto poi metteremo della colla e quindi si fermerà comunque. Ecco, un attimino che puliamo anche tutto il retro, così almeno è più pulito.